l'azione di varie istituzioni, prima tra tutti il Comune di Priverno. Abbiamo qua il sindaco che ci dirà due parole su questa cosa qua, il resto le do pure subito istantaneamente, non le facciamo perdere tempo, che è impegnatissima su cose serissime, quindi non abuseremo del suo tempo. E poi io spenderò altri due minuti per illustrare il meccanismo di questa iniziativa. Poi dopo il sindaco parlerà il professor Francesco Dell'Isola, che è stato insieme a me l'organizzatore di questa cosa, e purtroppo non è potuto venire in quanto isolato giuliano di Roma per la neve, il presidente della Fondazione Memox, Matematica e Meccanica degli Sistemi Complessi, che è uno degli sponsor di questa manifestazione. Presidente, diciamo, della Fondazione, presidente dell'organizzazione del professor Dell'Isola, che ci dirà due parole, poi illustrerò il contenuto e come si articolerà questo corso di lezione e quali sono le finalità. Ecco, allora non facciamo perdere tempo grazie professore, no, io veramente soltanto per ringraziare intanto il professor Polviretti, il professor Dell'Isola, saluto anche il professor Volpiani che terrà la sua relazione a questo primo incontro, per questa bella opportunità che viene offerta alla scuola di questo territorio. Abbiamo bisogno di formazione e abbiamo bisogno di formazione di qualità, e credo che queste due istanze saranno pienamente soddisfatte dopo questa esperienza. In qualità di sindaco posso dire che siamo orgogliosi di ospitarvi in questo luogo, purtroppo oggi un po' ostile per questo tempo, ma che sicuramente le prossime volte vi permetterà anche di godere di questo borgo meraviglioso in una maniera diversa. Invece, come preside, se il professore mi consente, io volevo dire che quando il professor Dell'Isola è venuto a scuola a trovarci a Teodosio Rossi per spiegarci il corso ospitato all'inizio di un collegio docenti, tutti abbiamo avuto l'impressione che si sarebbe trattato di una cosa buona e giusta. Ed è per questo che l'abbiamo sponsorizzata veramente con entusiasmo. Vedo molti docenti della mia scuola e per questo vi ringrazio, tanti di voi non li conosco ma vi ringrazio lo stesso, perché queste sono opportunità, è tempo, energie che noi investiamo per creare opportunità per i nostri ragazzi, e questa è l'essenza dell'essere docente oggi. E quindi, detto questo, non mi rimane che augurarvi veramente buon lavoro, che sia un'esperienza oltre che utile anche leggera, no? Nel senso di stare bene insieme e di condividere tutti i bisogni e le varie riflessioni che si muovono intorno al mondo della scuola, e in particolare quella che è la cultura scientifica troppo spesso dimenticata, che invece, di cui oggi invece si ha tanto bisogno. Quindi ancora buon lavoro e grazie di cuore a voi. Grazie. Allora, professor Dell'Isola. Ho promesso di limitare a pochi minuti il mio intervento, poi mi riservo, quando farò la mia presentazione, di dilungarmi su questioni concettuali. Io voglio sottolineare che ci sono delle suggestioni, per questo sto mettendo di sottofondo questa composizione di Beethoven. Qui ci sono delle suggestioni da San Tommaso d'Aquino. Questo è il posto dove San Tommaso d'Aquino è morto e ha operato. La visione della scienza di Tommaso d'Aquino è quella che probabilmente ha permesso la rinascita della scienza dopo gli anni bui. Noi ci riserviamo di toccare questo argomento più volte durante questo corso. Devo dirvi che l'Accademia dei Lincei, dall'alto patrocinio scientifico, culturale di questa iniziativa, ma l'Accademia dei Lincei non si occupa della parte organizzativo-gestionale, che viene affidata solitamente a un centro universitario. Grazie alla sindaca, quest'aula in questo momento è un'aula del centro
matematica e meccanica dei sistemi complessi dell'Università dell'Aquila, che io dirigo e che è un centro internazionale al quale afferiscono centinaia di docenti di tutto il mondo. Approfitterò della banca dati dei vostri indirizzi per mandarvi più informazioni su questo centro. Inoltre devo dirvi che i comuni di Giuliano di Roma e Prosseri hanno partecipato all'istituzione di una fondazione universitaria, che è la Fondazione Memox. Io conto di coinvolgere il comune di Piverno quanto prima in questa iniziativa, e che tutta la parte logistica è stata gestita e verrà gestita da questa fondazione. Detto questo, passerei, ridarei la parola al professor Pulvirenti, che dirà come organizziamo il corso. Benissimo, grazie. Allora, qua ci sono due slide che servono a illustrare la situazione. Allora, come dicevo, l'iniziativa è nell'ambito dell'attività del polo della Fondazione Liceo della Scuola delle province di Frosinone e Latina, che fa riferimento e coordinato dal polo dell'Aquila, che però agisce indipendentemente da noi. Allora, il corso ha un nome, dal fenomeno al modello, e vorrei poi spiegare cosa significa, qual è il, diciamo, nell'ambito delle finalità del corso, perché si chiama dal fenomeno al modello. Questo nome è diciamo, non è mia invenzione, nel senso che io cercavo di trovare un nome significativo, ma è stato trovato da due giovani colleghi che ci hanno aiutato molto, che sono Fabio Di Cosmo, che sta qua, no? E Marco Laudato, no? Se state voi a trovare questo nome particolarmente azzeccato. Ovviamente quando loro hanno fatto questa proposta io sono stato molto contento, perché cercavo una cosa del genere ma non la trovavo. Allora, e diciamo, il sottotitolo è italiano, scienze e matematiche, analisi del metodo scientifico. Quindi diciamo, l'idea è quella, come dirò tra un attimo, centrare l'attenzione non tanto sui singoli contenuti ma quanto sulla metodologia. Ritornerò tra un attimo su questa cosa. Il corso è articolato in 8 lezioni di 3 ore l'una, più una lezione di laboratorio, e abbiamo due tavole rotonde. La prima è questa è una tavola rotonda, e ci sarà la tavola rotonda finale. Nella tavola rotonda finale noi dobbiamo avere un po' il riscontro delle cose che abbiamo fatto, e voi sarete i protagonisti, cioè sarete anche liberi di dire: questo corso non ci ha servito a niente, è noioso, è fatto male, e noi trarremo indicazioni dai vostri commenti, anche negativi. Ora, alla fine del corso, nell'ultima tavola rotonda, voi verrete con un elaborato. Un elaborato che sarà su due delle lezioni frontali che avete, soltanto su due, ma non un noioso riassunto di quello che non interessa né voi né noi, ma semplicemente se in questi due argomenti sviluppati in quest'ambito avete avuto modo di aver avuto delle indicazioni, degli stimoli didattici significativi, oppure no. Quindi diciamo, pigliate due degli argomenti che vi piacciono di più, per dire, commentate, diciamo, riesprimete sinteticamente il contenuto di queste due lezioni e dite qual è stato il feedback che ne avete avuto. Ora, brevissimamente, questo è l'elenco che trovate in rete nel sito Lincei per la Scuola, con una certa difficoltà. Io sono anziano, quindi mi muovo sul web con una certa difficoltà, però ci si arriva, e c'è l'elenco totale, che adesso sinteticamente riassumo. Oggi iniziamo con il professor Vulpiani, e poi la settimana prossima avremo il professor Lucio Russo,
Dunque, ci sono tre filoni: italiano per la comunicazione scientifica, e scienze e matematica. Sono responsabili di matematica, il professor dell'isola è responsabile di scienze e il professor Russo è responsabile dell'italiano. Ora però queste divisioni non è tra noi, non è che ci sono veramente state, perché insomma è difficile, insomma, matematica, scienze e anche italiano in qualche modo possono essere contigui. Diciamo, uno dei vari messaggi è che, diciamo, il pensiero umano è uno, e che quindi a volte operare distinzioni artificiali in settori può essere dannoso per lo sviluppo. Cioè non mettiamo confini, è un po' quello che diceva lei, no? Va bene, quindi la settimana prossima ci sarà Russo, poi abbiamo il dottor della Corte che è qui, appunto questo è un esempio, il pensiero scientifico di Leopardi. Poi avremo il professor Benedetto, la matematica dell'evoluzione, proposte didattiche tra probabilità e genetica. Poi abbiamo il professor dell'Isola, che è qui, parlerà di materiali. Poi avremo il laboratorio didattico del professor Natalini, che è direttore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo, parlerà di matematica, gioco d'azzardo, probabilità, eccetera. Poi avremo la lezione del professor Isola, e poi le ultime due sono le lezioni del professor Carfor sulla relatività e la lezione del professor Teta sulla meccanica quantistica. Ora, ci si può porre due questioni. Adesso io molto rapidamente ho detto quali sono gli argomenti. Diciamo, c'è una logica nella scelta degli argomenti? No. Assolutamente no. Noi non abbiamo, cioè l'idea sarebbe un fallimento in partenza. Noi vi diciamo alcune cose che voi, se lo ritenete opportuno, le ripetete a lezione. Non è questo lo scopo, non è questo lo scopo. Noi soprattutto non vogliamo suggerire degli argomenti, vogliamo discutere insieme a voi sulle metodologie dello sviluppo del pensiero e su quelle indicazioni che questo studio ci porta, lo studio, diciamo, ecco, è un'interazione tra due produttori di cultura, diciamo, che operano in ambiti diversi, diciamo quello dell'accademia, della ricerca, e quello dell'educazione, quindi con linguaggi a volte diversi, ma che debbono tra loro essere molto interattivi e collaborativi. Quindi questo qua è un incontro in cui noi suggeriamo determinati argomenti, come, se volete, come scusa per poter sviluppare un'analisi sulla metodologia del pensiero scientifico, e anche il pensiero scientifico coinvolge anche la filosofia, le scienze umane e quant'altro. Quindi spunti sull'insegnamento. C'è un'altra questione che voglio dire, senza rubare troppo tempo. Qualche anno fa, molti anni fa, uscì un libro di Umberto Eco che si chiamava Apocalittici e Integrati. Gli apocalittici e integrati erano i critici d'arte. C'erano gli apocalittici, erano quelli che dicevano va male tutto, e gli integrati erano quelli integrati nel sistema che traevano vantaggi, diciamo, dalla critica letteraria. E lui voleva prendere, appunto, criticava questi due aspetti estremi. Ecco, tra i miei colleghi, io ho insegnato all'università tutta la vita, e oggi ci sono dei commenti che mi irritano non molto, non poco. Cioè, molta gente, in special modo i più anziani, dicono la preparazione degli studenti è scadente, si presentano qua e non sanno bla 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 bla. Ho riflettuto, questa cosa mi stava sempre un po' antipatica come cosa, poi ho pensato, dico, dice, ma sai, alle scuole, nelle scuole medie, nei licei, oggi si fa poco, si fa male, eccetera. Scusate, ma i professori che vanno a insegnare nelle scuole, dove hanno avuto il loro addestramento? L'hanno avuto da noi. Quindi perché si critica, diciamo, la scuola media, la scuola elementare, la scuola media inferiore, la scuola media superiore?
Ugualmente si deve criticare l'università, che non è in grado di assolvere il suo compito di addestrare delle persone. Quindi, in qualche modo, questa interazione è fondamentale. Quindi si tratta, ripeto ancora una volta, quello di sottolineare più che gli argomenti. C'è un esempio, in qualche modo un'eccezione, la dico subito, che è quello della relatività e della meccanica quantistica. Adesso non so quali sono i programmi di fisica e di matematica attuali, però lo sviluppo scientifico, quando ero studente io, si fermava a 150 anni prima. Cioè oggi, nel 2016, non so se si parla un po' di fisica atomica, di meccanica quantistica, ma insomma la rivoluzione concettuale all'inizio del secolo scorso, che c'è stata attraverso la relatività e la meccanica quantistica, è presente o non nella scuola. Io avevo il mio professore di filosofia che parlava delle nozioni di spazio e di tempo secondo il pensiero di Kant, benissimo, ma cosa faceva? Una lezione di filosofia o di storia della filosofia? Se faceva una lezione di storia della filosofia, ok, ma se parlava del pensiero, dei concetti di spazio e di tempo come attuali al giorno dopo che c'era stata la relatività ristretta generale di Einstein, era privo di senso. Quindi diciamo non si tratta di aggiornamenti del programma, anche di aggiornamenti dei programmi, ma soprattutto di un modo diverso di affrontare determinate tematiche. Allora, dal fenomeno al modello, che significa? Significa che non esiste la creazione e sviluppo di un pensiero scientifico senza il fenomeno, cioè questo è un fatto indiscutibile. Il modello significa di sviluppare un apparato logico, spesso aiutandosi con la matematica, che consenta di descrivere i fenomeni e di predirne soprattutto altri. Quindi il modello serve per predire, e gli esempi più eclatanti che stanno sotto gli occhi di tutti è quello della meccanica classica, la meccanica newtoniana, che permette di prevedere quale sarà il comportamento degli astri, e della meccanica quantistica, che permette di predire quali sono gli spettri di irraggiamento degli atomi e del comportamento atomico, entrambe delle rivoluzioni di portata concettuale enorme. E poi serve, tutto questo a chiarire appunto cos'è un modello. Quindi spiega il titolo, dal fenomeno al modello. Vogliamo sottolineare questo aspetto importante. E purtroppo siamo in un mondo in cui c'è diffidenza nei riguardi del pensiero scientifico legato all'attività umana. Recentemente leggevo un libro di Eugene Wigner, che è uno dei fondatori della meccanica quantistica, che si chiama Irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali. Irragionevole. Perché irragionevole? E all'inizio del libro racconta un episodio abbastanza divertente. Cioè, due colleghi si incontrano, uno è uno statistico e l'altro ha una professione degli interessi non chiari, e lui gli dice: noi riusciamo a fare delle predizioni statistiche. Gli fa vedere la distribuzione di Gauss, che è presentissima nel calcolo delle probabilità, e la distribuzione di Gauss ha un pi greco. Allora l'amico non matematico guarda e dice: ma cos'è questo simbolo? Dice: è pi greco. E che vuol dire? Pi greco è il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e il diametro di un cerchio. E questo qua si è messo a ridere, dice: io non credo che tu con un argomento di geometria riesca a prevedere qual è il comportamento delle popolazioni. Quindi è chiaro che la matematica rischia, e lo sviluppo del pensiero scientifico rischia di essere, come dire, estraneo se non ostile alle persone. Quindi noi cerchiamo invece di arrivare a una situazione in cui cercare di comunicare ai nostri studenti
cioè che questo non è vero, certe cose possono essere divertenti e non noiose. Certo, se noi abbiamo la concezione della matematica, cioè questo ci permette di tagliare un foglio di carta, di fare insomma, cose disgiunte dal mondo reale, cioè chi può provare interesse? Cioè, io di professione ho fatto il matematico nella vita, però fino a che stavo nelle scuole medie dovevo risolvere delle espressioni pazzesche, oppure imparare a memoria la formula di Brahmagupta della trigonometria. Francamente non avevo alcun interesse nella matematica. Ecco, quindi noi dovremmo cercare di seguire lo sviluppo scientifico, che è interessante invece ed è legato al mondo reale, e cercare di dare questa informazione agli studenti. Questa è un po' la mia idea, non so se siete d'accordo. Allora, io adesso non voglio rubarvi altro tempo e lascerò la parola al professor Gulpiani. Volevo semplicemente dire un'ultima cosa, che perché questa cosa abbia successo occorre, diciamo, partecipazione, quindi non le cose non chiare, le cose che non vi convincono, eccetera, interrompete in qualunque momento. Che poi può essere occasione di discussione, di spunto, cioè. Anche ora, se ci sono delle questioni prima che inizia questioni che volete sollevare di varia natura, cominciate ora, insomma. Che facciamo? Diamo la parola a Gulpiani. Diamo la parola a Gulpiani, poi nell'interruzione casomai. Anche perché con due telecamere diventa difficile. Prego? Due telecamere diventa difficile.